Oggi mi hanno invitato a parlare con il presidente di Acadi, che è l'associazione dei concessionari delle slot machine, e apparentemente non c'entra nulla con questa discussione, però credo che ci siano alcuni punti di contatto, alcune critiche che ovviamente un'esperienza di concessionario lunga, di rapporto lunga con l'amministrazione, che credo possa essere di valore aggiunto nella discussione. Di base credo e non posso che confermare che il sistema italiano è certamente un sistema di eccellenza. Lo dico essendo stato anche membro della comitata esecutiva di Piano Lopez, avendo una frequentazione anche abbastanza abituale con Bruxelles. Il nostro sistema è un sistema, l'ha confermato e l'ha impostato benissimo prima, assolutamente di primo livello. Poi la Francia, che è forse in tutti i casi è più brava in Union Marketing, come si è visto nel vino da tanti anni, si sta poi impossessando della primogenitura di questa iniziativa, ma in realtà l'imprinting delle regolamentazioni del settore del gioco online, ma poi in generale, è certamente nata in Italia ed è nata in Union 78 anni. E di questo credo che dobbiamo essere anche consci e sapere che è stata una regolamentazione che nel tempo si è sviluppata con un'ottica molto precisa. Le slide come si fanno a girare? Non ho nemmeno idea. Vuole farle girare? Sì, c'è una macchina. C'è una apposta macchina che fa una porta, però ovviamente andrà dietro, non ci girerà. C'è la freccia grossa adesso. L'ho fatta. questo è il mio approccio alla tecnologia. Andiamo qui. C'è prima il direttore per fare il carteggio per farsi autorizzare. Sì, lo so che devo fare una mossa caffè. Sto appunto dicendo ai miei creatori di darsi una mossa. Grazie. Ciao. Mi do una mossa veloce, sono poche slide che vorrei subito importare il contesto. Noi ci muoviamo in Italia, la gente di Israele, lo ripeto come concessionario perché lo condivido pienamente, sia come concessionario storico, sappiano che lavoro per Sisa, che è con la presente associazione, che noi operiamo all'interno di regole, e le regole ci sono imposte o vengono portate sul territorio italiano da regole comunitarie che poi vengono adeguate e impostate a livello ambientale. Stiamo restando ovviamente come concessionari, il nostro primo intendimento, il nostro primo interesse è quello della crescita del nostro business, questo ci deve essere evidente. È altrettanto evidente che quando operiamo, quando ci muoviamo sul territorio, quando ci muoviamo da porto con altri, ci muoviamo da porto con i nostri interlocutori della filiera, delle filiere, i nostri principali obiettivi sono, oltre a quello del business, anche quello di cercare la maggior possibile tutela del giocatore attraverso prevenzioni di comportamenti patologici, attraverso la tutela e la sicurezza dell'antiriciclaggio e via dicendo. Non ripeto, al contenuto specifico. Nel tema, solo per ricordare, perché nessuno ha parlato, questo è il mercato italiano e credo che sia importante che si parla di una quota e una fetta ancora non importantissima, ma che diventerà importante del settore del mercato italiano. Questo è il primo quadrimestre del 2011, con una crescita del 18%, dove si vede, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dove si vede che la quota parte delle trattenimento del ZOT è oltre il 55% del mercato e la quota parte, ormai un quinto, è fatto dalle nuove lotte. Questo è un concetto che comincio a introdurre perché poi sarà un po' la conclusione della mia relazione. I giochi online, escludendo le scommesse, sono nella categoria giochi di abilità e oggi valgono il 5%. Con la nuova normativa che introdurrà, auspicabilmente, ma però questo è tutto da capire, dal 18 di luglio prossimo, i cash games, i poker cash e i casino games, una stima, ma questa è una stima, una delle tante che sono circolate stamattina, ho visto circolare delle agenzie con stime ancora più importanti. Poco importa, restano stime. O niente, possiamo dire, ma stiamo tutti scommettendo assolutamente. La cosa fondamentale che mi sembra che tutti possiamo dire è che comunque, e questa è una previsione 2011, appunto con previsione partenza a luglio, ci sarà certamente una crescita molto significativa del settore dell'e-gaming. Un settore gaming nel quale, credo proprio a quei poveri, sono più commenti anche magari a
cose dette poco fa, dimostrano dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, che il concetto di partire con la liquidità nazionale è un concetto comunque giusto, perché ha consentito di sviluppare il mercato nazionale, nel quale comunque la liquidità non è un problema, ci consentirà di arrivare all'appuntamento con eventuali roaming o quelli che saranno con altri mercati regolamentati avendo una competenza molto elevata, e ci consente, e lo vediamo poi già nella prossima slide, di considerare un aspetto, e qui torno a parlare, o inizio a parlare come associazione delle slot. Ci deve spiegare bene la storia di Gioco Runi. Gioco Runi online è una cosa bellissima, lo spieghiamo bene, Presidente. È molto semplice. Se abbiamo in mente, se avete in mente quelli che sono i tipici giochi da slot machine, cioè i fottini per intenderci, sono poi applicati anche nella normativa che i casino games o i giochi di slot fissa, considerati in modo più composo, consentiranno di fare. Ora, è evidente che dal nostro punto di vista il portafoglio previsto con i gaming è un portafoglio assolutamente corretto, assolutamente interessante e anche assolutamente competitivo, sia dal punto di vista del portafoglio che dal punto di vista di redditività, con portafogli di operatori esteri anche non fuori. Di conseguenza questo dovrebbe consentire allo Stato italiano e agli operatori che prenderanno la concessione in Italia di essere assolutamente competitivi anche in un contesto internazionale, trattenendo i giocatori italiani sul mercato italiano. Noi concessionari lo scorso anno, due anni fa, nel 2009-2010, abbiamo versato per l'acquisizione dei diritti del videolotto 150 milioni di euro. Che è una sorta di tassazione anticipata molto significativa, che va a chiudere la tassazione. Una cassazione, non una tassazione. Non mi permetto di dirlo, però lo Stato fa sempre così: vuoi fare la vendita mobile, cazzo, ma che miliardo! Esattamente. In questo senso, il paragone con le gare della telefonia credo sia molto azzeccato. E poi questa è la regola due giorni dopo, questa è la realtà. E voi comprate, poi. Ora, è chiaro che questa differenziazione fra le videolotteries e la parte dei giocatori di videogames non può non tenere in considerazione quelli che sono stati gli investimenti, quelli che sono stati gli sforzi organizzativi, gli sforzi gestionali, perché poi è chiaro che far partire un gioco su internet è molto semplice. Una volta acquisita la tecnologia è molto semplice, installare 57.000 videolotti sul territorio è complicatissimo anche da questo territorio, e quindi rapporto con gli enti pubblici sul territorio. Vado all'ultima. Allora, il tema è molto, dal nostro punto di vista molto semplice. La legge comunitaria, la comunitaria e le successive circolari di amministrazione hanno detto che erano molto importante. La netta divisione tra il gioco fisico e il gioco online sono due mondi distinti, e in questo senso credo che nulla osta ovviamente da parte nostra alla partenza dei giochi euro anche sulle gaming, ferma che è stata una giusta tutela temporale da parte del governo italiano, già prevista e ovviamente da definire nei suoi ambiti, nei suoi tipi. Vorrei sottolineare anche l'esigenza di fare una seria considerazione sulla parte fiscale, sia delle videolotteries confrontata con la fiscalità che abbiamo appena visto dei giochi a tutti. Quindi, il messaggio che passo ovviamente alla però lo trasferisco anche in termini di chiarezza a tutte le persone che stanno ascoltandoci, è quello di non c'è una disposizione, non c'è volontà o interesse a fermare lo sviluppo del mercato, perché il mercato si sta sviluppando bene, c'è però da tenere in considerazione nello sviluppo di questo mercato di quelle che sono le varie attività, i tempi e gli investimenti che sono stati effettuati.